Lodiamo il nostro Gesù Cristo per tutte le benedizioni che Egli ci ha elargito. Per questa mattina vi propongo la meditazione scelta dalla lettera in 1 Timoteo 1, versetto 14, che dice: «La grazia del Signore nostro ha sovrabbondato con la fede e con l'amore che è in Cristo Gesù». È nostro privilegio crescere nella grazia attraverso una fede semplice e progredisce nella conoscenza e nell'amore di Dio a condizione che conserviamo la dolce comunione con Dio. Con la semplicità di una fede umile, chiediamo il Signore di aprire la nostra mente per poter discernere e apprezzare le cose preziose della Sua parola, perché solo così si può crescere nella grazia e in una fede semplice e fiduciosa. Assicuriamoci che la nostra vita spirituale non si indebolisca, non si esaurisca e non diventi inefficace. Tra noi ci sono molti ancora che hanno bisogno di parole confortanti, di ricevere l'esempio da parte di un vero cristiano. La debolezza e l'indecisione provocano gli assalti del nemico e chiunque tralascia di conoscere la verità è facilmente sopraffatto dal nemico. La fede genuina opera sempre per amore. Quando contempliamo il Calvario, non dobbiamo farlo per tranquillizzare le nostre anime, né tralasciare il nostro dovere, ma creare con aiuto di Gesù una fede che opera purificando l'anima dall'egoismo. La fede deve essere come la palma, quando spinge le sue penetranti radici al di sotto del visibile per ottenere refrigerio spirituale dalle fonti vive della grazia e della misericordia di Dio. C'è una fonte d'acqua che scorga per la vita eterna e dobbiamo ottenere questa vita da questa fonte nascosta. Quando ci aggrappiamo a Cristo per fede, la nostra opera è appena iniziata. Ogni uomo ha abitudini corrotte e pecaminose che devono essere vinte attraverso una lotta vigorosa. Ogni anima deve combattere la battaglia della fede. Lo spirito di profezia ci esorta dicendo: se uno è un seguace di Cristo, non può usare un linguaggio aspro, non può avere un cuore duro, privo di simpatia. Non può essere prepotente né usare parole dure, parole di censura né di condanna, né di qualsiasi altro tipo come parole menzognere o false testimonianze. Impariamo piuttosto a prendere l'esempio da Gesù, il quale disse per mezzo di Giovanni: «Io non sono venuto a giudicare il mondo, ma a salvare il mondo». Se ci spogliamo dall'egoismo e fortifichiamo le nostre anime mediante una costante comunione con Dio, potremo promuovere la felicità di tutti quelli che si relazionano con noi. In questo modo sarete in grado di incoraggiare l'oppresso e lo scoraggiato, e per quanto possibile saprete alleviare le sofferenze di molti, ed essi impareranno a camminare secondo il vostro esempio. Amen.